Buongiorno a tutti, oggi presentiamo i caffè letterari organizzati dall'amministrazione comunale, e in particolare dall'assessore alla cultura, la dottoressa Maria Luisa Ollio, che è qui a fianco a me. E caffè letterari, dicevo, organizzati in collaborazione con la casa editrice Città del Sole di Reggio Calabria. Gli appuntamenti che abbiamo previsto sono quattro: il primo sabato 24 gennaio 2015 alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale verrà presentato il libro di America Liuzzo, Quando ritorno ti porto un fiore. Gli altri appuntamenti sono poi a febbraio, un appuntamento a marzo e uno ad aprile, quindi sono quattro caffè letterari. Naturalmente, con la casa editrice Città del Sole, abbiamo deciso di programmare da gennaio ad aprile e successivamente programmeremo altre iniziative, quindi dello stesso tipo, quindi altri caffè letterari, perché questa, diciamo, manifestazione, questa iniziativa non è un'iniziativa, ecco, che è destinata ad avere una breve durata, ma vogliamo che ci sia per tutto l'anno e per tutti gli anni che saremo qui ad amministrare il nostro paese. Noi sin dall'inizio abbiamo sempre posto l'accento sul tema della cultura in senso ampio, e noi su questo aspetto ci stiamo muovendo, penso, anche abbastanza bene, e di questo voglio ringraziare l'assessore Maria Luisa Ollio. No, questa è una delle tante iniziative che abbiamo programmato in questo periodo. Il giorno 27 alle 16:30 presso la Sala IRSEC ci sarà celebrata, come in tante altre anche paesi del nostro comprensorio, ma in tutta Italia, in tutto il mondo, la giornata della memoria. E poi dal 31 gennaio, se non sbaglio, di questo poi, se vorrà, dirà anche l'assessore Ollio, sarà avviato un corso per dei giovani volontari che hanno presentato domande, un corso di formazione, diciamo, per quanto riguarda il parco archeologico. Sono almeno 20, una ventina di giovani, Sì, 25, 25 giovani. 25 giovani. Noi abbiamo fatto un avviso sul sito, e quindi ci sarà anche lì una serie di appuntamenti che si terranno quasi tutti il sabato. Io, ecco, poi vado alle conclusioni, non vorrei fare polemica, ma è anche l'occasione per dare qualche risposta. Ora, qualcuno, insomma, ha fatto qualche battuta dicendo che ormai il paese è affogato nei taralli. Ora io, i taralli, poi voglio dire, mi piacciono anche accompagnati da un buon bicchiere di vino, però sfido chiunque, guardando al passato, a vedere quale amministrazione in 5 anni ha fatto tante manifestazioni in ambito culturale quante ne abbiamo fatte noi in 7 mesi. Poi noi ovviamente siamo ben consapevoli dei nostri limiti, quindi può darsi che siano state manifestazioni non di grande livello, anche se ritengo che tutto quello che abbiamo fatto sono state di grande livello. E comunque queste persone che dicono, insomma, che sono bravi solo a criticare, dico, invece di criticare, visto che noi comunque siamo impegnati a far emergere l'aspetto culturale, dico, beh, se visto che, insomma, vi ritenete professori, se ci date una mano, noi,
non siamo presuntuosi, i consigli li accettiamo di buon grado. E adesso cedo la parola all'assessore alla cultura. Grazie, grazie Sindaco per i complimenti. Comunque il lavoro che io ho svolto è stato possibile grazie alla collaborazione di più persone che mi hanno aiutato, a partire appunto dalla casa editrice Città del Sole, che a titolo gratuito ha deciso di organizzare con me questa serie di giornate, il cui scopo è proprio quello di creare uno spazio, un momento in cui poter immergersi nella lettura, riprendendo appunto l'idea originaria dei caffè letterari, e dovrebbe essere un momento in cui potersi scambiare delle opinioni, immergersi nella lettura di un libro e attraverso un libro ripercorrere una storia che poi può essere anche la nostra storia. E questa iniziativa è un input appunto per coinvolgere giovani e meno giovani, perché come anche il sindaco diceva prima, è vero, sono state fatte molte iniziative, ma queste iniziative sono rivolte proprio a far sì che i nostri giovani rimangano a Bova Marina e per potersi poi sviluppare degli hobby, oppure per poter avere dei momenti di distrazione, non debbano per forza uscire fuori dal nostro territorio. Queste giornate sono, come diceva il sindaco, 4 giornate e partiranno appunto il 24 gennaio, sabato. Voglio ringraziare, come dicevo prima, la casa editrice Città del Sole e tutti gli scrittori che hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, America Liuzzo, che aprirà appunto il programma, Fabiana Latella, che parlerà, è una scrittrice giovane, e parlerà ai giovani di una propria esperienza dolorosa. E passeremo poi Fortunato Nocera, che invece ci parlerà di Giulia, e chiuderà alla grande Fabio Magagnino, che oltre ad essere uno scrittore è anche musicista, e sono sicura che col suo carisma sarà in grado di coinvolgere tutti i presenti. Colgo l'occasione quindi per invitare tutti a partecipare, e approfitto per ricordare un altro importantissimo evento, quello del 27 gennaio, che è la Giornata della Memoria 2015. Ricorda non dimenticare mai, realizzato grazie all'aiuto, alla collaborazione e al lavoro svolto insieme con la dottoressa Maria Natalia Riti. Vorrei inoltre aggiungere che il 31 gennaio al Parco Archeologico alle ore 17 verrà proposto il corso, cioè ci sarà la presentazione del corso Parco Archeoderi, 9.000 anni di storia e di cultura, che vede coinvolto me come assessore alla cultura e Franco Toscano come responsabile del Centro Studi Documentazione. Verranno fatti 5 incontri con vari professori anche di un certo livello, sicuramente un certo livello e preparazione per ciò che riguarda il parco e tutto ciò che ne concerne, al termine del quale verrà poi rilasciato un attestato, grazie al quale i nostri ragazzi, che sono interessati, a dispetto di quanto si possa dire, a conoscere, ad avere una maggiore informazione su quello che è una nostra ricchezza, saranno poi in grado di, come volontari, di seguire i ragazzi delle scuole che verranno appunto visitare il parco. Vi ringrazio e vi aspetto numerosi a queste iniziative. Domani. Sicuramente, come già diceva il sindaco, questo è solo l'inizio di un programma che sarà ben più vasto, che ha come obiettivo la valorizzazione della cultura. La cultura come nutrimento dell'anima e della mente. Sì, mi occuperò ancora di creare queste iniziative, perché il mio obiettivo è quello appunto di dare vigore e far rivivere nuovamente, attraverso l'aiuto di tutti i bovesi, la nostra terra. Vedo che il primo appuntamento è con America Liuzzo, che ha scritto un libro
Sì, allora, esatto, dottoressa, il primo testo è stato scelto proprio per questo, in previsione della giornata della memoria e anche perché siamo a ridosso del centenario della Prima Guerra Mondiale. Il testo di America è infatti una raccolta di lettere provenienti dal fronte che il suo bisnonno mandava alla bisnonna a casa. E per quanto riguarda la scelta degli altri testi, la Fabiana Latella è una ragazza giovane che, nonostante la sua giovane età, ha dovuto vivere un'esperienza così dolorosa che l'ha fatta maturare e crescere. Il mio obiettivo è quello di far condividere questa esperienza ai nostri giovani in modo tale che possa essere Fabiana da esempio e che non bisogna arrendersi e bisogna sempre lottare perché una soluzione si trova. Per quanto riguarda invece il testo di Francesco Nogera, Fortunato Nogera, è il racconto di una donna. Quindi ho voluto mettere in evidenza la figura femminile e come è cambiata la figura femminile in passato rispetto ad oggi. Chiude poi Fabio perché volevo chiudere alla grande, quindi siccome mi hanno parlato molto bene di Fabio e della sua musica, quindi volevo dare un tocco finale alle quattro giornate. E allora, per quanto riguarda la biblioteca, grazie anche ad una proposta che è venuta dai ragazzi della consulta giovanile, già ci stiamo organizzando per, o meglio si stanno organizzando, devo dire la verità, per catalogare i libri. In più c'è così un accordo verbale con i salesiani, i quali hanno tanti libri e però non sanno, nel senso che non hanno dove metterli, questi libri, quindi c'è questo accordo per portarli in biblioteca, quindi ci sarà un aumento del patrimonio librario della biblioteca e verranno catalogati. In più, e poi vedremo anche di garantire un orario, sempre attraverso questi ragazzi, un orario che si sono dichiarati disponibili, un orario di apertura. In più è già la SUAP una gara, diciamo, che rientra nelle progetti PISD per diciamo un miglioramento, ecco, della struttura della biblioteca, dove è proprio in considerazione del fatto che la struttura muraria è in buono stato, anche perché è stata ristrutturata un paio di anni fa, verranno fatti degli interventi che riguarderà soprattutto l'esterno, soprattutto il cortile, dove noi abbiamo, anche su input dell'amministrazione, abbiamo dato indicazione ai progettisti di creare all'esterno, quindi, dove c'è il cortile, un ambiente all'interno del quale poi possano questi caffè letterari o altre iniziative possono, durante il periodo primaverile ed estivo, possono effettuarsi, quindi creare un salotto letterario. Sì, quindi un salotto letterario proprio per valorizzare la biblioteca. Poi verranno anche, diciamo, il progetto prevede l'acquisto sia di pannelli per poi ospitare delle mostre, quindi dei pannelli proprio per utilizzare per espositivi, anche con un gioco di luci, diciamo, in occasione delle mostre, sia, diciamo, delle librerie dove poi sistemare i libri. Ci sarà anche una postazione, diciamo, con dotata di un computer, un sistema internet, quindi, diciamo, ci stiamo muovendo anche in questo senso, e lo scopo di ritornare a presentare i libri in biblioteca ha proprio anche questo scopo, cioè quello di valorizzare la biblioteca, che se no altrimenti si apre solo quando c'è il consiglio comunale, e non va bene così.